Si chiama Mai Più Solide, il nuovo sportello antiviolenza nato a Marina di Gioiosa Ionica è rivolto alle donne vittime di aggressioni e stalking, una vera e propria valvola di sfogo grazie alla quale potranno essere aiutate, ascoltate e supportate tutte quelle donne che vogliono uscire finalmente dal doloroso vortice della violenza di genere in maniera del tutto riservata, in cui sarà garantita la necessaria privacy da parte di chi opererà professionalmente nel delicato compito di assistenza e supporto. Un progetto questo che porta la firma dell'associazione Domino in sinergia con l'amministrazione comunale. Lo sportello Mai Più Soli garantirà la presenza di donne e professionalità, avvalendosi dei professionisti dell'associazione Domino che a titolo volontario presteranno la loro attività. Le azioni saranno diverse dalle informazioni telefoniche, colloqui di accoglienza, colloqui informativi di carattere legale e psicologico, interventi di accompagnamento sino all'utilizzo delle risorse e ai servizi presenti sul territorio, sensibilizzazione e divulgazione della cultura della non violenza, mediazione familiare e qualora ve ne sia la necessità attuare i piani di primo intervento in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, il consultorio, il comune e l'ufficio dei servizi sociali di Marina di Gioiosa Ionica. Allora l'incontro di oggi è una conferenza stampa volta alla presentazione dello sportello antiviolenza che in virtù del protocollo di intesa tra il comune di Marina di Gioiosa Ionica e l'associazione Domino che rappresento eh, sorgerà da qui eh, in, ad ora in avanti per aiutare le donne e minori vittime di violenza, violenza a 360 gradi nel senso che non si parlerà soltanto di violenza di genere, bensì anche di bullismo e maltrattamenti in famiglia e nell'ambito scolastico. Ci occupiamo infatti sin dal 2016 come associazione di um, divulgazione della cultura della non violenza e di campagne di sensibilizzazione e progetti all'interno delle scuole. Abbiamo fatto anche dei progetti all'interno delle carceri di rieducazione e um, stiamo operando sin dall'anno scorso come sportè, operatrici. Dello sportello antiviolenza del comune di Monasterace. Quindi, questa è una seconda realtà già presente sul nostro territorio e speriamo che possa essere la seconda di tante altre che in futuro ehm, verranno ad essere create anche dalle pubbliche amministrazioni, così da essere un, um, uno spiraglio di luce per chi eh, viene soggiogato all'interno delle mura domestiche e pensa e crede di non poter avere via d'uscita.